Il codice Dresda, uno dei documenti risalenti alla tradizione dei Maya, attesta che l'eclisse solare totale dell'11 luglio 1991 avrebbe preannunciato avvenimenti fondamentali per la vita dell'uomo, grandi mutamenti sulla Terra e la conquista di una consapevolezza cosmica attraverso l'incontro con i maestri delle stelle. L'eclisse di Sole avrebbe segnato la nascita di una nuova era e segni prodigiosi sarebbero venuti dal cielo. L'11 luglio 1991, la popolazione del Messico si preparava all'eclisse del millennio, una delle più lunghe della storia, 6 minuti e 45 secondi. Il fenomeno astronomico esaminato più minuziosamente e più filmato a memoria d'uomo. Sfortunatamente quel giorno il cielo messicano era offuscato dalle nuvole, in particolare quello di Mexico City, la città più grande del mondo. Eppure, straordinariamente, alcuni minuti prima che l'eclisse si verificasse, il cielo sembrò cooperare. Le nuvole iniziarono a dissiparsi esattamente quando la luna iniziò ad attraversare la sagoma del sole e la città si preparò all'oscurità. Poco dopo l'una del pomeriggio, 17 persone, sconosciute tra loro, in luoghi diversi, attendevano l'evento con le loro videocamere in mano. Molti di loro erano astronomi dilettanti o appassionati di storia. Desideravano solo catturare l'eclisse totale sul nastro dei loro video. Leggermente più in su, a sinistra del sole, una stella, all'inizio appena percettibilmente, cominciò a brillare e a muoversi nel cielo pomeridiano ormai all'imbrunire. Il signor Laborde rimase interdetto, ma continuò a filmare. Dall'altra parte della città anche il signor Lada Gavel credeva di aver inquadrato due stelle in movimento. Quando le nuvole si diradarono, Laura Hernandez notò il luccichio di un oggetto e Miguel Angel Torres dal centro cittadino individuò nel cielo questo oggetto che sembrava pulsare. L'orologio della sua videocamera segna le 13:22. La scritta Fallas de Origen significa un difetto di qualità originale dell'immagine. Padre Manuel Ferrer, un prete cattolico che si trovava nella zona sud di Città del Messico, focalizzò un'orbita luminosa nel cielo scuro, pensando: è una stella proprio brillante. E nei dintorni della metropoli, su una collina chiamata Cerro de la Estrella, la montagna delle stelle, Jorge de la Torre girò il suo straordinario filmato di un oggetto sospeso sulla verticale della città, che vediamo ingrandito e al ralenti. Antonio Flores registrò questo segmento che abbiamo sottoposto a fermo immagine. Sono le 13:24, il sole è in piena eclissi. Pochi secondi prima, Eduardo Mejia notò qualcosa nel cielo color ebano, tentò quindi di zoomare. Sono le 13:27, la luna ha incrociato il centro del sole e l'oggetto oscillante inquadrato da Mejia è ancora al suo posto. Appostata su un tetto con gli amici, una videocamera e un apparecchio TV, la famiglia Aguilar aveva trasformato l'avvenimento in una festa. Notate che gli orologi della telecamera mostrano le 13:04 all'inizio e le 13:25 alla fine. Questo indica che gli UFO, in Messico chiamati OVNI, hanno stazionato nel cielo di una delle più grandi città del mondo per almeno 20 minuti. Nella zona sud-est della città, centinaia di persone si radunarono nelle strade, come la famiglia Fuentes. Questo filmato, preso dall'ingegner Fuentes, è uno dei più interessanti. È il primo ipersalto mai registrato. Lo vediamo di nuovo al rallentatore. E ora al negativo. La telecamera di Fuentes segna le 13:28.
L'oggetto aveva ondeggiato sopra la città per 23 minuti. Tutta la valle Anahuac di Città del Messico è immersa nell'ombra della luna. Gli UFO appaiono, come avevano accuratamente predetto i Maya. Oggetti volanti non identificati, registrati da 17 diverse videocamere. Un avvenimento straordinario. Ecco l'immagine precedente sottoposta ad ingrandimento. Jaime Maussan è uno dei giornalisti investigativi più accreditati dell'America Latina. Per il suo programma 60 minuti, Maussan aveva organizzato un gruppo di produzione con un'equipe specializzata in inchieste sugli UFO. Innanzitutto, fu necessario controllare una ad una le numerose testimonianze degli avvistamenti dell'11 luglio. Guillermo Arreguin, dirigente di Televisa, il più grande network televisivo del Messico, spiegò a Maussan che la sua posizione sul tetto aveva consentito una ripresa eccellente. Ecco l'oggetto filmato da Arreguin. L'ingrandimento dell'immagine mostra chiaramente un disco metallico. Lo scafo è di forma circolare, mentre le dimensioni non sono definibili, mancando un punto di rilevamento terrestre per un confronto. L'oggetto fluttua lentamente e sembra ruotare sul suo stesso asse, una rotazione che verificheremo nuovamente più avanti. Assolutamente oscuro. Come si vede il sole ahorita? Ahorita se ve apenas una pequeña corona. Sì. Un pequeño anillo. Sì. Ed ecco la famiglia Breton a Puebla, un centro industriale 132 km a sud-est di Città del Messico. Avevano pianificato con cura l'osservazione dell'eclisse. Si erano armati di tutto punto: occhiali parasole, orologi sincronizzati, telescopio calibrato e videocamera pronta per registrare l'avvenimento. Già salì dalla nube? Già praticamente sta oscuro. Prácticamente ya está oscuro, nada más se ve un filito de sol, el ambiente es muy especial, la temperatura ya es muy fresca. Ecco, notate il signore piegato sul telescopio. È il primo ad accorgersi dello straordinario incontro. La torre ya se prendió. L'eccitazione è quanto mai genuina. Lassù in alto, qualcosa sta splendendo. La famiglia Breton ha registrato l'oggetto argenteo alle 13:22. Confrontiamo ora l'oggetto filmato dal signor Arreguin a Città del Messico con quello filmato a Puebla. I due UFO sembrano identici, eppure i due punti di osservazione erano separati da oltre 130 km. Com'è possibile che l'oggetto di Puebla e quello di Città del Messico, ripresi nello stesso momento, corrispondano in misura e forma? Una prima ipotesi è che gli UFO siano effettivamente due. La seconda è che lo stesso UFO abbia compiuto un ipersalto in una frazione di secondo, come nelle immagini dell'ingegner Fuentes. David Alamilla, un giovane studente, riteneva di aver registrato una grande stella. Inquadrando l'eclisse, appariva questo oggetto brillante oscillante sotto il sole, fra le nuvole. La sua videocamera indica le 13:29. Intelligentemente, Alamilla ha cercato di filmare anche la strada per creare un punto di riferimento.